Il workshop di organizzazione aziendale è il momento annuale nel quale gli studiosi e i ricercatori di queste tematiche si ritrovano. Quando in occasione della conclusione dell'edizione del 2020 che si tenne a Milano presentammo l'edizione 2021 che sarebbe stata ospitata a Genova, nessuno sapeva quello che sarebbe accaduto. Le date di WOA sono state spostate per i problemi connessi alla pandemia e siamo arrivati alle date odierne, quelle nel quale siamo finalmente riusciti ad incontrarci per approfondire le tematiche che ci interessano e per ridare la possibilità alla nostra comunità di incontrarsi. Come docente dell'Università di Genova appartenente a questo settore sono stata davvero molto lieta di lavorare per la creazione di questo evento assieme ai colleghi che condividono con me gli stessi interessi scientifici, cioè Lorenzo Missau e Angelo Gasparre. È stata una sfida decisamente complessa perché organizzare un evento in forma ibrida, rispettando tutte le regole che occorre in questo preciso periodo storico che stiamo vivendo, è tutt'altro che operazione banale, ma ne valsa la pena. La qualità scientifica dei paper che sono stati presentati ed anche i momenti di plenaria che abbiamo condiviso hanno consentito a tutti i colleghi di approfondire ulteriormente la domanda che ci siamo fatti: meaning and purpose in human action. Il workshop di organizzazione aziendale a Genova si colloca in un momento di ripresa per il paese, per l'università e per la nostra comunità accademica. È una fase nuova con molte incognite per il sistema socio-economico italiano e naturalmente europeo e mondiale. In questo scenario ci sono forti aspettative, anche il governo ha declinato con una grande attenzione al tema dell'organizzazione aziendale e della gestione delle risorse umane, soprattutto per quanto riguarda il cambiamento nella pubblica amministrazione, ma anche per i nuovi modelli di organizzazione del lavoro come lo smart working, che impongono una riflessione su nuovi equilibri tra risorse umane e tecnologia. La comunità di organizzazione aziendale non è arrivata impreparata. In questi anni difficili di lockdown, di chiusure totali e parziali, il gruppo dei docenti di organizzazione aziendale italiano ha continuato a lavorare non solo con l'attività didattica negli Atenei, ma anche nella ricerca. Sono 4 i volumi, i manuali di organizzazione aziendale che sono stati pubblicati in questi mesi, dal 2020 al 2021, hanno visto la collaborazione di docenti di molti Atenei. E numerose sono le ricerche che sono state portate avanti e che sono state presentate proprio qui a Genova. I temi della tecnologia e della digitalizzazione, dello smart working, dei nuovi modelli organizzativi, dell'employability, della sostenibilità e del rinnovamento della pubblica amministrazione sono al centro del dibattito. Credo che questo convegno consenta davvero a tutti i colleghi e all'associazione in sé di potersi presentare nel processo di cambiamento che il governo richiede, che il paese si aspetta e che si sta realizzando con nuovi strumenti, nuove teorie e nuovi risultati utili per poter contribuire a un miglioramento di quelli che sono i modelli organizzativi delle aziende, della pubblica amministrazione e delle piccole e medie imprese.